Chiara, stai indietro, stai indietro! No, ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Attento! Aia, no, pure picchiata! Ma c'è stato pure un fuoco. Allora, fermi. Fermo un attimo. Allora, cos'è appena successo? Ora? C'era questa. Non ho capito niente. C'era questa creatura. E allora, cos'è? Dove è sparita, però? Dove è sparita? Hai visto che è successo e qualcosa? È sparita. È come se se ne ma fosse. Ma quando è sparita, scusa? Non ne ho idea, ma comunque. Ma poi tu ti ricordi dove caspita è finito Angelo? Angelo, eccoti qua! Eccolo! Ragazzi, eccomi. Ma scusa. Che è successo? Vi sentivo gridare. Esatto, tu non sai cos'è appena successo. Cioè, è successa una cosa veramente terribile. Praticamente qua c'era una creatura. E secondo me quella creatura è legata comunque sia. Non lo so, io vorrei dire quest'ipotesi. Ma secondo me è legata al dottore pazzo. Dunis, ma cosa facciamo adesso? Allora, bella domanda, Chiara. Adesso dobbiamo andare nella foresta ed uccidere quella creatura schifosa. No, veramente vuoi andare ad ucciderlo? No, se no ci fa fuori, cioè potrebbe farci fuori, ragazzi. Cioè, e non se possiamo... ci fa fuori ora? Non possiamo appunto, sapere. Appunto, però. Quindi dobbiamo armarci, niente. Dobbiamo andare per forza. Se no, qua non ne caviamo piede. Secondo me questa va creatura. Va bene, però è molto rischioso. È rischioso. E poi, comunque, dobbiamo stare attenti. Perché se questo ci fa. Cioè, se ci fa qualcosa, ce lo mette nel sedere e poi dopo è brutto, no? Questi qua non sanno che cosa gli sta aspettando. Sto lavorando al mio piano segreto. Ah, che mal di testa. Dove sono? Cos'è questo posto così desertico? Dove sono andati i miei amici? Che fine hanno fatto? Ah, ho fame, ho sete. Mamma mia, devo cercare delle provviste. Assolutamente. Poi li andrò subito a cercare, non ho tempo di pensare. Ok, un po' di pane, ok. Potrà bastarmi per un po' di giorni. Là c'è una strada. Dobbiamo andare ad uccidere quella creatura, però non è possibile. Cioè, dove ragazzi, sarà, però è scomparsa. Ma infatti non so, cioè prima forse mi sono sbagliato, perché prima era davanti a noi la creatura. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che è scomparsa così, non se n'è andata, è proprio scomparsa. Esatto, è proprio, cioè, vabbè, Chiara, l'hai visto anche tu, cioè era scomparsa, era davanti no, a noi. No, perché mi ha picchiato, poi non l'ho più visto. Esatto, comunque tu, Chiara, non so se ti rendi conto, ma siamo in una situazione dove c'è una creatura pazza che ci sta uccidendo. Quindi cerca di star più sveglio, cioè più sveglia. No, figa, sono sveglissima, sono solo scioccata, sinceramente, perché... Mm-hmm. Chi è questa creatura? Chi è questo dottore pazzo? Ma infatti, non cioè, sto capendo più niente. Ma infatti, ma chi sono queste persone? Cioè, mi sembra molto strano che ci siano queste, come dire, queste creature, questo dottore. Perché poi noi siamo su quest'isola, no? Noi alla fine dobbiamo andarcene da quest'isola. Cioè, no, a noi che caspita ce ne frega della creatura. Cioè, il punto è che il dottore ci deve lasciare andare. Ma il dottore ha detto che non ci vuole lasciare andare. Questo è il punto, capite? Ma noi ce ne vogliamo. Cioè, nel senso, non lo so, voi volete restare su quest'isola? No, aspetta, Denis, abbiamo perso Chiara. Chiara, dove sei finita? Chiara, scusa, ma ritorniamo indietro. Ma cos'è questa roba? Angelo, ma cos'è questa? Ma cos'è questa schifezza umana? Ma che schifo è? Chiara? Chiara, eccoti qua. Chiara, amici! Ma che fine hai fatto? Ma sei impazzita? Persi. Ma sei completamente impazzita? Ma cioè, ti rendi conto che qua. Ma vi avevo persi. Ma ti rendi conto che qua c'era una creatura e se tu finivi in mani sbagliate potevi morire? Cioè, non lo so, Angelo, che sgrida anche tu perché è fuori di testa. Ma veramente, ma a buca che mi schifo. Mi sono girato un attimo, non so, ho sentito un rumore. Cioè, veramente? Non ridere, non ridere, siamo nella. No, io veramente, cioè, basta. Andiamo, veloce. Forza. Andiamo. Ma allora, Chiara, veramente non è possibile, però, cioè, dai, ma porca miseria, da sola. Dovresti capirmi, sai, in questa foresta da sola. Ho capito, in questa. Ma porca miseria, ma porca. Ma adesso li ammazziamo tutti questi robi perché non è possibile. Ma porca miseria, forza, tirate fuori le armi, ragazzi, perché non è possibile. Ma ci spara questo è l'arrembaggio. Questo è male, questo. No, non scherzare tu. Ma porca. Ma là dietro cosa c'è? Una zombie gigante. No. Ok, perfetto, siamo riusciti ad ucciderlo, mamma mia. Meno ragazzi. Male che è morto, eh? Sì, per fortuna. Allora, forza, venite. Oh, devo continuare. Cosa? Che è successo? Mi è esploso un pipistrello. Ma porca miseria, questa. Come allora, fa a esplodere un pipistrello, scusate. Questa foresta, non ne ho idea, Chiara, ma guarda, ormai non mi stupisce più niente. Questa foresta è pericolosissima. E quella cavolo di creatura la dobbiamo trovare ed uccidere, però non è possibile. Cioè, ma chissà dove è andata ora? Tutte le volte che dobbiamo continuare a soffrire per queste creature, per queste cose. Ma perché? Scusa. Oh! No, perché ci sono davvero dei pipistrelli? Ma io cosa sto vedendo? Ma perché i pipistrelli ci stanno ammazzando? Ehi! Ma scusate, fermi tutti, che qua ci stanno. No, va bene. Cos'è? Ma no, ma stiamo scherzando. Ma cosa stiamo dicendo? Allora, fermi tutti. Ok, perfetto. Allora, dove siete? Eccovi qua, allora, Chiara. Vieni qua. Come sei finita là? Ma sei scappata fin là? Sono scappata, scusa. Ok, forza, vieni dietro di me, io non ti sto guardando. Forza, vieni. Allora, dai, andiamo. Però scusate ragazzi, cioè non è possibile, cioè cosa sono tutti questi mostri? Scusami.
Lo so. Cosa sono tutti sti mostri? Ciao, Angelo. Ciao. Eccoti qua. Se è successo qualcosa di brutto, vero? Ma cioè, troppo. Ma è scioccante quest'isola, sinceramente. Sì, ma perché poi... Allora, secondo me è la creatura che continua a spawnarci tutte ste robe. E lei è quella la creatura o il dottore, secondo me? Sì, appunto. Quindi dobbiamo ucciderli entrambi. Cioè, ma questi qua sono fuori di testa. Cos'erano quegli indigeni? Che fine hanno fatto? Cosa? Ma c'era quello! No, ma stai scherzando, ma... No, raga, ma che cosa... No, ma non è possibile. Vai, uccidiamo. No, qua non posso parlare perché non vorrei, tipo... Ok, perfetto, siamo riusciti ad ucciderlo. Che casino. Dobbiamo... che faceva. Sì. Che poi le armi qua stanno... fanno un casino davvero grandissimo, quindi dobbiamo stare anche... Cioè, non dobbiamo parlarci sopra quando... Ecco, un altro. Porca. Oddio. No, ehi, troppo grande. Troppi mostri, non va bene così. Cioè... Non si capisce niente. Esatto. No, io sono pure caduto. Porca miseria, ragazzi. Cioè, questa foresta. Ma cosa ridi, Angelo? Ma ti pare il caso di ridere? Cioè, scusami, ma siamo. No, ma c'era un buco e tu sei caduto lì. Ma dai, ma cioè, ho capito. Cioè, c'era un buco e sono caduto lì. E tu, a te viene da ridere, no? Come. Siamo in una foresta, stiamo per morire e tu ridi. Ma c'è entrato il buco, è strano da dire. Allora, scusami, ti sembra il caso? Basta, per favore. Hai ragione, basta, Chiara. Forza, andiamo, dai, non abbiamo tempo da perdere, andiamo. Secondo te dove potrebbe essere? Cioè, in mezzo alla foresta oppure in qualche posto, magari? Bella domanda. No, niente, dobbiamo continuare a cercare. Chi è quello? Ehi, c'era il dottore là vicino. L'albero. Raga, c'era il dottore vicino. Ho visto. C'era il dottore, dove sta? Ho visto, vi giuro sui miei occhi da cavallo. Ho visto ma che praticamente sicuro? Davanti a me c'era il dottore, praticamente. Sì, sono sicuro a 100%. Vi giuro sui miei occhi da mummia vagante. Allora, venite, forza. Andiamo a controllare allora, andiamo, no? Subito. Forza, sì, andiamo. Allora, dobbiamo capire cosa ha in mente il dottore di fare, perché se non capiamo, dopo magari Dobbiamo spiare, quindi stai dicendo? Sì, esatto, dobbiamo spiarlo. Quindi forza, no, da questa parte c'è un astrono liquame. Che cos'è questo liquame? Ma che schifo. Ma poi scusate, ma come... No, leva vita. Ma dove è finito il dottore, scusatemi? È da questa parte per caso, non lo so. Ok, è da questa parte che si deve entrare, forza, andiamo. Entriamo. Ma come funziona? Non lo so, comunque questo Oddio. Dottore... Oh, state dietro perché qua devo vedere io. Allora, qua c'è un dottore pazzo, ma come fa a non vederci? Scusate, forse questa porta non ci fa vedere. Non so. Voglio quella pietra. Non importa cosa devo fare per averla. Devo prenderla. Deve essere mia. Ma No, raga, andiamo. Raga, via. Andiamo, ma forza. Questo sta male. Andiamo, sta male, sta molto male. Ragazzi, andiamo, forza. Non c'è. No, allora, fermi tutti. Qua praticamente non va bene. Allora, Chiara, forza, vieni. Non perdiamo tempo. Allora, dai, andiamo. Io mi sto completamente preoccupando per quello che sta succedendo. Cosa? Angelo? Abbiamo perso Chiara. Sto arrivando, no. Chiara, ancora una volta. Hai perso. Mamma, io Chiara veramente non so che cosa tu abbia. Ma secondo me hai veramente. Ma sei scioccata uno per il dottore. No, devi stare muta, è uno schifo. Ma non infatti. Puoi pretendere che ti aspettiamo. Ma non puoi. Ma Chiara, veramente, cioè, tu non sei normale comunque a volte. Cioè, perché devi restare là? Cioè, volevi parlare col dottore? Sono scioccata, non riuscivo a muovermi perché avevo paura. Cioè, capisci pure tu? Addirittura. Addirittura così tanto. Cioè, nel senso, Chiara, devi scappare. Dai. Cosa può fare quello? Hai visto? Ci spawnava cose. Cioè, sarà lui, ovviamente. Ma poi adesso mi sembri morta. Cioè, non sei spaventata. Mamma mia, dai. Sono rimasta scioccata. Lo so, lo vedo, ma. Cioè, allora, dai, su. Allora, cerchiamo di ma riprenderci. Ma scusa, cos'è che diceva? Cioè, non ho capito. Ha praticamente detto che voleva la pietra. Io che cosa ne so appunto, di quale pietra. Ma secondo me è una pietra magica. Che ne puoi sapere? Ma secondo me è un po' fuori di testa. Comunque, questo. Ma quello era già sicuro, eh? Sì, si sapeva. Non è, cioè, secondo me non è tanto normale. Boh, vabbè, comunque, vediamo un po' come si comporta. Perché secondo me quella pietra la vuole per uno scopo. E non so quale sia questo. Ma che ci vuole fare con una pietra, scusa? non saprei. Cioè, io ho molte idee. Ma non evitiamo di dirle in questo momento. Vabbè, lasciamo stare. Anche perché è un po' non è il momento, direi. Però dai, su, forza. Cioè, comunque, ma poi ragazzi, Gabri, vogliamo parlare di Gabri? Che sì, fine ha fatto? Gabri è che è scomparso a caso, nonno che se ne è scappato. Anche nonno, esatto, nonno, ma cioè perché? Ma tutti quanti che se ne sono andati via, ma cioè non... Sì, potremmo stare tutti insieme, tutti a vivere questa avventura, a cercare di scappare, invece... invece li hanno rapiti, no? Se li hanno rapiti? Se no, li hanno rapiti... No, se li hanno rapiti è veramente... No, cioè, ma alla fine poi dobbiamo andare a recuperare noi? No, veramente, cioè dobbiamo andare a recuperarli, non va bene, cioè, speriamo che non succeda niente di strano, che non l'abbiano rapiti soprattutto, e che stia andando tutto quanto per il verso giusto, dai, speriamo bene. Speriamo.
all'ospedale. Forza, andiamo alle nostre case perché comunque ci meritiamo anche un po' di meritato riposo. Sì, dobbiamo un po' riposare, sennò poi per la prossima avventura. Oh, porca! Ma chi è?